Vittoria schiacciante al primo turno delle elezioni politiche francesi per Emmanuel Macron. Dei 557 deputati che comporranno la nuova Assemblea nazionale, 450 potrebbero appartenere alla République en Marche, un'enorme ipoteca sui ballottaggi del 18 giugno. Male, anzi malissimo, il Front National di Le Pen lotterà per ottenere i 15 seggi necessari a creare un gruppo parlamentare. Col Partito Socialista in pezzi e Mélenchon che non bisse il risultato delle presidenziali, l'unica opposizione in Parlamento rischia di essere quella di repubblicani e centristi. Certo, è un problema che non ci sia alcun contropotere. Sicuramente questo spalanca le porte al signor Macron, ma è un po' un peccato. C'è un problema di legittimità quando più del 50% degli aventi diritto non va a votare, senza contare quelli che hanno votato scheda bianca o nulla. Un dato, quello sull'affluenza, che non si registrava dal 1958, segno che la sfiducia nella politica è la forza più votata in assoluto. Per il presidente più giovane della storia francese si tratta di vincere anche questa sfida.